Gentile pubblico, questo spettacolo teatrale è il frutto del nostro consueto laboratorio di drammatizzazione che ci accompagna ormai da triennio e che ha impegnato, nel corso del corrente anno scolastico, noi studenti della classe 3A durante le ore del tempo prolungato. Si tratta dell'adattamento teatrale della novella La Zara, scritta dal più grande drammaturgo italiano del Novecento, Luigi Pirandello. Il laboratorio avrà termine nel mese di maggio, quando lo spettacolo conclusivo, arricchito anche da brani musicali e danze, sarà presentato ai genitori e studenti dell'istituto. Buona visione a tutti! La vita non si spiega, si vive. Buongiorno a tutti. Per prima cosa è necessario che io mi presenti. È che vi presenti il personaggio di Don Lolò. Io sono il narratore e colui che abita in questa casa è Don Lolò Zirafa, il proprietario di un oliveto che quest'anno, prevedendo che la raccolta sarà abbondante, ha pensato che le 5 gerne di coccio che ha in cantina non potranno essere sufficienti a contenere l'olio. Pertanto ne ha ordinato un'altra a Santo Stefano di Camastra. La giara è arrivata, bella, alta e panciuta. Un giorno, però, la giara, esposta sul palmento, viene trovata a rotta dai contadini, che, atterriti per il timore di essere ritenuti responsabili, cominciano a strillare. Quindi... Che c'è? Che avete da gridare? Ve la pagherete! La giara nuova! Nemmeno usata! Quattro anni di giara! Addio, come farò? Chi è stato? Quando? Come? Non siamo stati noi! Giuro che quando siamo entrati era già così! Vabbè, infine si è rotta solo un punto, si può anche riparare! Voglio sapere chi è stato! Si è rotta da sé! Non c'ha colpa nessuno! Si è trovata rotta! Ve la pagherete tutti quanti, uomini e donne! Che è? Lei è carnetica! Vuole che ne rispondiamo anche noi! Noi non l'abbiamo nemmeno guardata! Siete entrati e usciti dal palmento, anche voi! Mandato a chiamare, Zidi Malicasi si presenta sul luogo. Era un vecchio sbilenco, dalle giunture storpi e nodose. Per cavargli una parola di bocca ci voleva un uncino. Tutti però conoscevano e apprezzavano le sue doti di inventore, non ancora patentato. Che fa? Sono stata neanche salutare quando mi presenterei davanti a qualcuno. Ha bisogno della mia opera o del mio saluto? Mi dica cosa fare e lo farò. Di sanare questa giara, subito! Mio Dio, tempo! Devo prima esaminarla! Si può fare, verrà bene! Bum! Il tribunale ha emesso la sentenza e vi avverto che di codesto vostro mastice, per quanto sia miracoloso, io non mi fido! E ascolta a me! Questa giara suonerà di nuovo come una campana col suo mastice! Ho detto di no! Che poi tutti mi comandano i pugni! E segno che i pugni ci vogliono! Ma bucano! Ci vuole tanto, ho capito! Bravo, ma ce li voglio! Sono io il padrone! Ti pagherò il lavoro finito! Aspetti, mi lascia un po' da solo! Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a reggere il nemo spaccato! La giara è grossa! Che gli entrano i miei contadini! Zighima comincia a lavorare, a tagliare i fil di ferro e a fare i fori col trapano. Quando è rivolta al contadino, disse: Ehi tu, vieni ad aiutare! Ora appoggiate il lembo e tirate. Che vi avevo detto?
ma nessuno che si fidi. È perfetta, sì o no, anche con me qua dentro. Andate a chiamare Don Lolo. Che santa comanda, Zidì, hai chiesto sua dama. Date buchi, che ci volete fare? Ultimato il lavoro. Aiutatemi ad uscire, che ho finito. Ma la bocca della giara è troppo stretta e Zidì ma non riesce più ad uscire. Questa è da contare, da contare. Mi dico, Peluzzo, Gabinella, venite, venite qua. Ti dico non può più uscire dalla giara. Sto morendo dentro la giara, non può più uscirne. Andate a chiamare Don Lolo. Voglio che rompa questa maledetta giara. Don Lolo. Ma come? Che cucina dentro? Non posso crederci. Aiuto. E che dove posso dare? Dovevo demandare prima le misure, vecchio storico. Tu avanti, dagli un braccio. La testa. No, così no, ma come avete fatto? Calma, calma, mi fumo la testa. Questo è un coso nuovo. Vado a chiamare l'avvocato. Io intanto incomincio a fare il mio lavoro. Fermo lì! Tieni qua 5 onze per il lavoro che ho fatto. Non voglio niente, voglio uscire! Sopraggiunge, mandato a chiamare, l'avvocato Scimè, che si avvicina ridendo. Ma no! Ho posto il posto! La giara è mio! Dentro! C'è il cucino dentro! E come che fate il genere? Tenerlo dentro per non rompere la giara? Ma no! Il danno! È l'avverso! Ma sapete come si chiama questo? Sequestro di persona! Sequestro! E chi l'ha sequestrato? Ti ha sequestrato da solo! Signori miei, parlo io. Da una parte voi, Don Lolo, dovete subito liberare Zidima. Dall'altra voi, Zidima, dovete rispondere del danno dopo che ha cagionato cacciandovi dentro la giara. Senza volere che non potevate uscirne. E dove dunque ripagarmi la giara? Piano, piano, ripagarvela per nuova. Era già rotta. È stata accomodata. Dunque, ora è sana, non più rotta. La giara, così com'è, ha il suo valore. Che valore ha, Zidima? Stimatela. Se Don Lolo me l'avessi fatta accomodare con sul mastice, avrebbe avuto lo stesso valore di prima. Così come ora, che vuole che valga? Siendo un terzo di quanto fu pagata. Valga la vostra parola. Prendete un 1,33 e datela a Don Lolo. Chi io? Un 1,33? Lui! Perché rompo la gente e vi faccio uscire. Pazzia, signor avvocato! Io ci faccio i vermi qua dentro! Oh, che cazzo è la i domiciliarmi qua dentro! Ci sto meglio che a casa mia! Fresco come un paradiso! Signor avvocato, non potete citarlo con modo più abusivo! E come no? Mandategli l'uscire per lo sfratto! Sentite, io non sto mica qui per mio piacere! Fatemi uscire e me ne andrò ballando! Ma in quanto a pagare, se lo scordi! Io non mi muovo più da qua dentro! Don Lolo, per la rabbia, sta per sferrare un calcio alla giara. Ma si trattiene e poi la scrolla con le mani. Vede che mastice? Pezzo la galera! Chi ha fatto il male? Io! O tu? E devo pagare io! Ma sei là dentro e mori di fame! Vieni qua, Bassiano! Tieni questi soldi e va a comprare un fiasco di vino, pane e compagno dico per tutti. Te l'ha fatto il vino. A sera, Bastiano torna con il fiasco e le provviste. Tutti i contadini cominciano a festeggiare intorno alla giara abitata. Mangiano, bevono e ballano una danza popolare. Thank you.